Quest'anno l'Assemblea internazionale qui a Orvieto si svolge in una modalità particolare. Saranno 40-45 delegati dall'Italia e dalla Francia in presenza, ma la maggior parte invece dei delegati, a causa che sappiamo dovuta al Covid-19, sarà collegata online e l'apparato tecnico ci consente non solo di avere la connessione ma anche di fare le traduzioni e quindi di poterci parlare nelle diverse lingue. Abbiamo aperto l'assemblea con un convegno scientifico riguardante il tema della forestazione, del rapporto tra città e foresta e albero. Il verde pubblico, ma anche il verde in ambito naturalistico è sempre più importante per la nostra qualità della vita. Successivamente avremo la possibilità di visitare il Duomo, di fare un tour con e-bike in giro per i sightseeing di Orvieto e è un concerto offerto dal Comune d'Orvieto in collaborazione con l'Opera del Duomo. Alla sera ci trasferiremo nella vicina città Slo di Parrano, dove il sindaco attende i delegati per una visita guidata alla comunità Slo di Parrano. L'assemblea vera e propria è un'assemblea elettiva dove noi andremo a eleggere i nuovi organi dell'associazione e il nuovo presidente internazionale. Città Slo riparte dopo 6 anni della mia presidenza, della quale sono molto orgoglioso per il lavoro fatto, per tutti i contributi che le singole città hanno dato alla nostra associazione. Devo dire che mai come in questo momento Città Slo è al centro delle attenzioni. Dobbiamo essere capaci di raccontare al mondo quanto sia importante recepire i principi Città Slo per ripartire dopo la pandemia. Solamente così possiamo dare un futuro bellissimo e pieno di entusiasmo a chi verrà dopo di noi, dai nostri figli ai figli dei nostri figli. Crediamoci e lavoriamo insieme e viva le città Slo che sono il perno fondamentale di questo momento di difficoltà per tutti.